Ciao a tutti ragazzi e come sempre bentornati sul canale del Tonsore Ignorante. Quest'oggi non vi faccio vedere l'esplicativo, c'ho qui i prodotti. Avevo voglia di portare una sbarbata fatta tutta di campioncini. Quindi ho scelto puramente a caso, senza conoscere le varie profumazioni, vediamo se si abbinano bene, ho scelto di andare ad utilizzare come sapone il Taylor of Albon Street, la Eton College Collection. Come aftershave, saponificio varesino 70° anniversario, esatto, per i 70 anni del saponificio, e come lametta, una lametta che mi aveva regalato Andrea che io non ho mai provato, ovvero una Super Max Super Stainless, quindi dovrebbero essere appunto lamette stainless, e come rasoio, come vi avevo promesso nel video scorso, come vi avevo anticipato più che altro e avevo promesso al commissario, il Razorock Slock, testa Razorock Slock, manico Razorock HD. Quindi, senza che ci perdiamo come sempre un video di là, un video di qua, è lui, è quello del cesso, tanto che lui sciacqua lo sciacquone, io sistemo il cavo del microfono e ne approfitto anche intanto mi sciacquo il viso con l'acqua calda, magari ora che io ho finito di sciacquarmi lui ha finito di cagare, arrivo. Niente, non ha finito di cagare, cosa vi devo dire? Mi sono dimenticato come pennello Yaki Timberwolf da 26, ciuffo sintetico, appunto Timberwolf. Vado a montare la lametta, vi spiego un attimo il discorso della Razorock Slock. Allora, Rafa, il commissario, mi aveva detto, ma tu davvero l'hai trovato così delicato come testa la Slock? Perché io mi ci sono scannato, gli ho detto guarda io l'ho provata una volta soltanto la Slock, mi ricordo che l'avevo trovata delicata, ti ricordi per caso con che lamette io l'avevo utilizzata? E mi ha fatto notare che l'avevo utilizzata con delle derby, le classiche derby verdi, quindi magari è anche per quello che io ho trovato così delicata la testa dello Slock, perché le derby sono delle lamette... Ma cos'è che stai cagando? Allora! Madonna mia, non se ne può più, tutto il giorno così, ma che cazzo caghi a casa tua? Che cazzo mangi soprattutto? Dicevo, la derby è la lametta più delicata in assoluto, la lametta più ricoperta in assoluto, quindi io l'ho trovato delicato, vediamo come lavora con delle stainless. Ora, tanto che siamo qui, io apro il campioncino di sapone, mica questo mi sta rompendo. Oh, grazie! Ti faccio un regalo Natale! Una bomba al fosforo! Ma tutta la scala se ne lamenta. Cioè, a parte il dispendio di acqua e il consumo dell'acqua, ma poi che cazzarola c'hai in quel. Cioè. Vabbè. Sono indeciso come andare ad utilizzarlo, quindi mi sono pure dimenticato di andare a bagnare il pennello per colpa di sto rincoglionito. Lo butto 2 minuti sotto l'acqua intanto. Tanto che l'acqua va, vado a buttare la crema all'interno della ciotola. Voilà! Sicuramente è anche troppa, ma vabbè, è un campioncino. Tra l'altro dovrei avercene anche un altro ancora, dell'Eton College, quindi non dovrebbero esserci problemi. Campioncino all'interno della ciotola. Vado a prendere il pennello che sto massaggiando al volo con le dita sotto l'acqua. Chiudiamo l'acqua noi a differenza sua e lo vado a strizzare tutto come sempre col pettino di frusta e andiamo giusto a fare un premontaggio qua fuori di chiacchierare, intanto il viso mi si è belle che asciugato. Profumazione non me la ricordavo così buona, cioè non me la ricordavo proprio in realtà, sarò onesto con voi, l'avrò usato 1000 volte tutte le volte in cui sono andato da Goodfellas e poi ogni volta vuoi o non vuoi annusi 200 saponi e te lo dimentichi. Questo, se non sbaglio, gliel'avevo anche consigliato al mio amico il Sergione, però non ne sono sicuro che gli avevo consigliato l'Eton College. Io mi ha detto ma è una profumazione bella elegante, Eton College, Jermyn Street Collection, non la Platinum che sa di cesso. Io non voglio stare a fare un montaggio esplosivo, tanto cioè, a parte che le Taylor veramente fanno una roba esplosiva veramente, e secondo me
Dovreste farlo. Se avete delle ragazze o delle mogli, comprategli una Taylor per la depilazione al femminile. Mi risciacquo il viso, ma proprio senza scomparire. Ok, ci sono. E iniziamo finalmente col montaggio. Oh, profumazione davvero molto buona, molto elegante e molto classica. Poi, cioè, guardate veramente le Taylor con quanto poco montano. Mi ha sempre ricordato qualcosa questa Taylor. Dovrei chiamarmi il tonsore smemorato, perché io mi ricordo mille cose di profumi, e poi non arrivo mai a quello che mi ricordano. Ah, quel dopo barba mi ricorda quel profumo che mio padre usava nell'800 a.C. e poi non mi ricordo mai qual è. Buona, 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 bella elegante. C'ha qualcosa di agrumato, mi sembra, dentro. Proprio livello gentleman qua, detto con uno che ha sulla maglietta dei Death Before Dishonor, gruppo hardcore punk. Non c'è neanche troppo da insistere sul montaggio, tanto c'è. Ma quanto schiumano, non ho neanche aggiunto acqua. Quindi, come sempre, vado a scoprire le basette. Ragazzi, tra l'altro è la prima volta dopo un mese che riprendo in mano il DE, quindi speriamo bene, ma mi ricorderò come si fa. Beh, dai, sì, forse. Ti ho una graffiata sul baffo. Belline ste lanette però, eh? Ok, prima passata andata più che bene, come sempre Taylor regala dei bei prodotti di una buona qualità. Ah, questa profumazione che forse mi ricorda un pochino, poi voi correggetemi se mi sbaglio, ma mi ricorda forse un pochino il Aventus di Creed, quindi vuol dire Razorock o il tonsore dimenticato, come si chiamava? Il Fine. Ok, mi sciacquo come sempre con acqua calda e passiamo all'obliquo. Eccomi qua, questa volta non ho sui dilatatori. Aldo, no, chi è che era, ma ha chiesto di rimettere i dilatatori? Non me lo ricordo, non volermene male, ma mi sono scordato. Ma devo dire che forse a livello di preferenza
come prodotto, olfattivamente parlando, molto probabilmente preferisco l'Eton alla German Street come profumazione. Del sapone, dell'aftershave non posso dire niente perché non ho l'Eton come after, ma il German Cologne è buono, anche se è tanto tanto intenso. Sempre bei montagioni comunque le Taylor, eh? Voilà. Passaggio obliquo. L'altro giorno un ragazzo mi ha scritto: "Sai Claudio, vorrei tanto andare veloce come te." E io ve lo continuo a ripetere. Non è una questione di andare veloci. Io, a parte che è una mia abitudine fare le cose in fretta perché io sono uno schizofrenico, ma il fatto della rasatura tradizionale non è chi va più veloce, cioè non è che state correndo contro il tempo, ve la dovete godere la sbarbata. Io vado veloce anche per un discorso che sto registrando e non posso fare un video che vi dura 50 minuti e andare così e addormentarci tutti quanti. Cioè, poi vado veloce perché è la mia abitudine, ma lo faccio sempre con una certa sicurezza. Nel senso, so quello che faccio, conosco il mio viso, la mia mappatura. Ormai vado bello tranquillo, anche fuori dei video io vado a questa velocità, però cercate di godervela. Chiudetevi in bagno un'ora, mettetevi della musica e godetevi la sbarbata. Con calma, che non vi deve correre dietro nessuno, non deve essere un obbligo, deve essere un piacere. Comunque, finora, Raffa, mi rivolgo direttamente a te. Non l'ho trovato così aggressivo come tu mi hai detto. Certo, non è un rasoio molto delicato, ma nemmeno uno scarnatoio, nel senso, cioè, se vogliamo parlare di rasoi delicati, ti dico il Gillette nuovo, l'Edwin Jagger, il Wilkinson Classic e via dicendo. Però per ora lo trovo meglio, cioè, nel senso, lo trovo giusto. Non è sia, cioè, non è aggressivo, ma non è neanche super ultra delicato. Ecco, con una lametta stainless sta lavorando bene, mi sento la pelle bella, cioè bella rilassata, senza rossori né niente. Mi sciacquo per il contrapelo e ci rivediamo. Eccomi qua. Allora, andiamo a ridare giusto un po' di vita al sapone. Cerco di appoggiare piano perché voi sicuramente in camera con il microfono sentirete un casino della Madonna. Più che agrume, forse è proprio qualcosa della famiglia dei limoni, questo odore pungente che io sento tra le note di questa profumazione. Però non ho assolutamente visto, ho detto oggi la piramide olfattiva non la vado a vedere. Ok, mi ricorda qualcosa della mia infanzia. Che cos'era? Era un profumo che usavo da ragazzo. Da ragazzo, ho 31 anni, non ne ho 97. Cos'era? Diavolo. No, non riesco proprio a ricordarmelo. Però mi ha riportato all'infanzia, quando avevo 16 anni. Lancetti, che cavolo è? Non è ungaro? Mi sto cercando di pensare ai profumi scrausi che usavo. No, ok, ho capito. È una nota che è presente nel Bulgari al tè verde. Quello è. Sì. Contropelo.
Me lo faccio in silenzio. No, scherzo, finito, non è una ASMR. Mi sciacquo, come sempre, acqua calda, acqua tedda. Considerazioni finali. Eccoci qua giunti alle considerazioni finali di Tailor of Auburn Street e Tom College Collection. Intanto si dà da fare, come al solito, col cesso. Sport nazionale, giocare con l'acqua, con la colonna dell'acqua. E insieme al Timberwolf, direi che parla da sé. Ovviamente ce n'è ancora davvero tanto tanto qua dentro. Andiamo a fare giusto due gocce d'acqua in più, se vogliamo farlo diventare una schiuma ancora più consistente. Gli ho messo dentro addirittura l'acqua fredda, ma direi che il risultato parla da sé. Profumazione davvero molto molto buona quella di Eton College. Ce n'è ancora anche qua dentro, ma giusto era per farvi vedere quello che sta avanzando qua dentro. Sono soddisfatto, era tanto che non utilizzavo una Taylor e un pochino mi mancava. Certo, senti sempre, mi bagno ancora con un po' di acqua fredda, quella sensazione di secchezza leggera in viso. Non è un sapone che ti idrata molto, anzi lascia la pelle un po' asciuttina, questo va detto. Però, secondo me, è uno dei saponi
sempre più gradevoli, nel senso è uno dei saponi più gradevoli in circolazione da sempre nella rasatura. Sono quei saponi su cui ci siamo passati tutti, chi più chi meno, nel senso chi ne ha presi di più, chi ne ha presi di meno. Io era tanto che non lo utilizzavo, anche perché a parte i campioncini il mio Taylor l'ho regalato alla mia fidanzata, alla Rosa, quello davvero molto buono, avevamo anche visto un video, però a me, sarò onesto con voi, sta sbarbata finalmente, dopo essere tornati a una faccia normale, mi è piaciuta. Razorock Slock su manico HD di Razorock insieme alle Super Max Super Stainless. E commissario, è quello che ti ho detto poco fa, secondo me non è così aggressivo. Poi, oddio, dipende sempre dalla barba, sempre dalla faccia, sempre dalla mano di una persona, sempre dal tipo di pelle e di barba appunto che uno ha, e ovviamente anche dalla lametta che uno ci monta sopra. In certi punti ho fatto fatica addirittura ad arrivare al BBS, quindi non lo sento poi così aggressivo come rasoio. Tagli non ce ne sono, la pelle è tutta a posto, sento solo quel leggero tirare ovviamente del sapone che ci dà sempre Taylor, però cioè, così aggressivo non l'ho trovato. Lamettina Super Max, prima volta provata e ultima, ma solo perché non ne ho e vedrò se riacquistarle, però per ora mi sono trovato bene, molto delicata per essere una Super Stainless, quasi sembra di farsi la barba con una Platinum, detto sinceramente, non è aggressivissima, però mi è piaciuta davvero parecchio in questa combo rasoio lametta, perché cioè è stata una barba perfetta. Quelle sbarbate che mi mancavano da un po' di tempo, ma non perfetta nel senso BBS e tutte queste cose qui. Quella sbarbata che sembra un po', non lo so, mi ha riportato indietro di 4-5 anni quando mi facevo la barba con la Taylor alla Rosa e il mio pennello Yaki, che anche quello c'era la mia fidanzata, e l'Edwin Jagger con le Gillette Platinum, proprio la mia sbarbata classica, ecco. E alla fine della fiera allora passiamo appunto al dopo barba. Saponificio Varesino 70° anniversario, special edition, 100% vegetale, made in Italy, campioncino da 2 ml, un inci lungo come una casa, che non ho voglia di stare a leggervi, quindi me lo prendo, me lo splascio, sperando di aver scelto una profumazione adeguata, se no ve lo dico, ho fatto una cazzata, tranquillamente, e vediamo. So che bruciano gli aftershave di saponificio Varesino, perché ne avevo già provati. Ah, invece ci sta davvero molto bene, secondo me, perché è una bella profumazione elegantina anche questa. Cazzo, ma è acqua di giù. È uguale. Non brucia neanche, tra l'altro. Mi ricordo che avevo provato il mirto di Sardegna. Quello era molto buono e felce aromatica forse avevo provato. Ragazzi, cazzo, è acqua di giù. È uguale. Cioè, io ho chiesto conferma anche a Panacchia. Panacchia mi ha detto, sembra acqua di giù, poi quando lo apri prova. Cazzo. Siamo lì un po' più... No, ecco, acqua di giù. Anni passati a non mettere più acqua di giù e adesso mi ritrovo di nuovo con acqua di giù. Vabbè, comunque molto buono come dopo barba. Ovviamente vi deve piacere acqua di giù. Profumazione elegantina, fresca. Però mi è piaciuto, dai. Preferivo qualcosa più, un po' più, come dire, più classic, più elegantino, però mi è piaciuto, dai. Bella sbarbata finalmente, senza quel barbone intorno. Qui è partito un red points, ma no, non viene via, non è un red points, vediamo. Sì, è un red points, ok. Però per il resto veramente sbarbata davvero molto molto soddisfacente. Quindi ragazzi, ditemi qual è la vostra Taylor preferita qui sotto nei commenti, sono curioso di saperlo. A me piacciono tutte, tranne la Tobacco e la Royal Forest, quelle non mi sono piaciute, onestissimo con voi. E la Lime anche nuova sa di detersivo. Bella sbarbata, noi ci vediamo in settimana con un nuovo video, ci vediamo venerdì per la prossima sbarbata e come sempre... Ricordatevi, se sei depresso,
fatti la barba più spesso. Ciao ragazzi e buone sbarbate. See you again in the dark side.